le donne che stanno lavorando per la costituzione di processi di pace nel mondo, che sostanzialmente hanno parlato di come le donne possono portare una visione nuova, magari una visione che sia anche più inclusiva, che sia più lungimirante. Tutte cose vere, reali, e io sono quella stessa, insomma, sono andata a salutare e complimentarmi con alcune di loro. Però secondo me c'è proprio tanto da fare qui nel quotidiano. Io adesso stiamo combattendo un po' con questa cosa delle quote di genere, perché sapete dobbiamo ancora integrare un po' la giunta, e continuo a pensare quanto questa misura, no? Le quote di genere, non le possiamo chiamare quote rosa, perché sennò è brutto, non è politicamente corretto, però sappiamo che sono quote rosa. Insomma, noi ce lo possiamo dire tra noi. E quindi io dovrei rispettare l'articolo 97 della Costituzione, che parla di efficienza, efficacia, funzione amministrativa, pensando però di scegliere persone in base al loro genere, quello che hanno dalla cintura in giù, come se il lavoro lo svolgessero la parte inferiore del corpo, mentre io devo, l'articolo 97 dice che tra i criteri c'è cioè, quello che hanno fine la testa, la materia grigia. E allora ci troviamo ad affrontare qua tante sfide che secondo me non sono state ben interpretate dal Parlamento, ci hanno dato questi contentini, ma insomma, cioè, c'è veramente tanta strada da fare. Come faccio io a scegliere una persona in base al sesso quando dovrei scegliere in base alla competenza? Quando mi trovo a scegliere tra due bacini che sono estremamente diversi, perché magari cerco una persona che sia esperta in un determinato settore, tra gli uomini trovo, posso scegliere tra 100 persone, le donne posso scegliere tra 4-5, perché magari solo 4-5 sono riusciti ad andare avanti, a sfidare e a riuscire a portare avanti il peso della maternità e del lavoro, perché poi la scelta ce l'abbiamo sempre noi, no? O sei mamma o sei lavoratrice, oppure se tutte e due vanno fai male, quindi mille sensi di colpa delle quali siamo maestre e portatrici sane e insane. E quindi, insomma, io veramente gli auguri non li voglio fare oggi, cioè, voglio dire di non mollare, di continuare a chiedere a noi e alle altre istituzioni di fare tutto quello che serve per riuscire a raggiungere una vera parità di genere, che sia vera, reale, sia dai primi momenti nei quali nasciamo, cresciamo, studiamo tanto, ci dicono di studiare, poi nasce un figlio, dobbiamo rimanere a casa a fare le mamme, che è bello, quando nasce un figlio. Caspita, tutte noi vogliamo stare con questo cucciolino, però vorremmo anche non avere il ricatto, no? Di perdere il lavoro o di vederci abbassare lo stipendio. Quindi, che dire, buona lotta tutti i giorni, non solo l'8 marzo, veramente buona lotta. Grazie.